strada davanti a Kratos era libera, eppure i ricordi continuavano ad affiorare, familiari ed eterni come le spade incatenate ai suoi polsi. Ricordi di quello che aveva fatto nel nome di Ares. Ricordi di com'era diventato schiavo del dio della guerra. Una bestia, privata della sua umanità, sostituita soltanto dalla volontà di uccidere. Nessuno era al sicuro. Interi eserciti caddero sotto i colpi di Kratos e dei soldati che lo seguirono sul suo percorso di conquista senza fine. Tutto nel nome del suo padrone. Chi opponeva una qualsiasi forma di resistenza era schiacciato. Hanno costruito questo tempio in onore della dea Atena! Quest'intero villaggio è un vero affronto per il nostro padrone Ares! Bruciate il villaggio! Rasatelo al suolo! Incitato dal dio della guerra, l'esercito di Kratos era spietato, temuto in tutto il mondo per la sua brutalità. L'unica cosa che contava era conquistare nel nome di Kratos, loro grande leader, ormai diventato quasi invincibile. Non temeva nulla. Ma c'era qualcosa in quel tempio, qualcosa di proibito. Il suo istinto gli diceva di non oltrepassarne mai la soglia, di non mettervi mai piede. Attento, Kratos. Ciò che ti aspetta nel tempio è più pericoloso di quanto pensi. Ma l'avvertimento dell'oracolo del villaggio fu invano. La sua ambizione era più forte. Avrebbe ucciso chiunque lo ostacolasse. In quel momento, la gloria che lo aveva avvolto diventò terrore. L'immagine delle sue due ultime vittime l'avrebbe accompagnato in eterno. Con quel gesto, Kratos non avrebbe più potuto servire il suo padrone. Ora desiderava un'unica cosa: la morte di Ares. Doveva uccidere il dio della guerra. Ares. Morirai per ciò che facesti quella notte.